Ragazzi, io sono MarioCraft e oggi siamo qui in un episodio della Sky Factory 2. Fush, questa serie sta andando benissimo. Mi piace un bel po'. Allora, obiettivi di questo episodio. Innanzitutto, intanto ripiazziamo questi blocchi qua che mi è venuto in mente. Lasciamoli andare da soli perché non credo di avere... Oh sì, ce l'ho, ma amen. E obiettivi di questo episodio. Intanto vi faccio vedere che la nostra costruzione qui sotto che ci genera lava sta andando... a bestia, l'ho lasciato andare per una cosa come mezz'oretta, credo. E guardate, 16, 16. E in tutti questi liquid transfer node che ho piazzato off camera, è tutto pieno di lava, si sta ancora... È una cosa pazzesca, abbiamo troppa lava, dobbiamo usarla. E in questo episodio faremo qualcosa per questa lava. Lava, 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 lava. E dopodiché, come potete vedere nel mio inventario, sono stato un po' off camera a craftare alcune cose. Anzi, non ho neanche svuotato l'inventario dalla scorsa volta. Ho fatto un po' di apertura di loot bag, ma soprattutto ho craftato due stack di sand, che andremo a mettere in questo modo. Boom. Boom, ho detto. E due stack di gravel e uno mezzo stack di clay, che andremo a mettere in questo modo per craftare del grout, della Tinker's Construct. Il nostro simpaticissimo grout andrà con del coal, che ne prenderò un bel po', e andrà con del coal in queste fornaci, quindi ne metteremo un mezzo stack, quindi, e facciamo così, boom, e fuori, boom, 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 beh sì, poi puoi tenere uno stack, fa lo stesso, e così, e il resto faremo così, e così. E otterremo dei Seared Bricks. Seared Bricks, bitches. E mettiamo tutta questa cosa qui a caso, tanto non ho voglia di smistare. Allora, ok. Questo anche qui. Tu puoi stare qui. Tu puoi venire qui e tu puoi venire qui. Otterremo dei Seared Bricks che ci serviranno in un poco di tempo. Nel mentre che aspettiamo che cuociano, volevo fare una cosa. Volevo prendere questi Ender Lily Seed. Prendere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Per intanto credo che bastino. Pezzi di terra e fare una piccola area. Beh, potremmo piantarli qui per intanto. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. E questi ci daranno Ender Pearl. Ender Pearl. Sì, molto bene. Ho intenzione comunque di togliere quello. Di abbassare il livello del mob spawner. Perché veramente tutti gli Enderman sono veramente un casotto, un casinissimo. Quindi, sì, tiriamo giù gravel a caso. Allora, arrestiamolo tutto. Già che ci siamo, così mentre noi parliamo lui ricresce. Principalmente lo faccio per i semi, non per il grano. Perché mi servono più i semi. Allora, vediamo quanta roba abbiamo qui nella nostra chest. Abbiamo tantissimo pane, abbiamo uno stack, quasi due stack di pane. Allora, appunto, creiamo intanto una piattaforma di qua. Per quello che andremo a fare fra un attimo. Allora, voglio simmetrica, la voglio simmetrica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non si può fare simmetrica, quindi sì, faremo una cosa a due. E quindi, craftiamo delle cobblestone slab. Boom. Ah, ho fatto un po' di casino comunque qua. Mentre cercavo di craftare, cioè, cercavo di automatizzare per fare la gravel e la sand che mi sono servite per craftare il grout. Shit, ho distrutto la barriera lì sotto. Vediamo se riesco a averla fissata. No, devo scendere per forza. Ok, ad ogni modo, appunto, come già detto, io costruirò una piattaforma. E vediamo quanto grout è cotto. 14, 14, 14, 14. Perfect, perfect, perfect. Io farò la piattaforma and we'll be right back. E tu la nice and easy piattaforma finita. Allora, vediamo. Alla fine ho fatto di uno il passaggio perché la roba che andrò a mettere qui dentro sarà di tre blocchi. E probabilmente quasi tutti gli esperti di mod avranno capito cosa sto per fare. E no, non la voglio qui però. La voglio più indietro. La voglio qui così. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Anzi, no, era giusto il posto dove la mettevo. E poi voglio espandere la piattaforma un po' di qua. Allora, boom. Giusto un po' così. Credo che bastino. Così e così. E poi boom. Boom. E facciamo i muretti velocemente. Così, 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 così e così.
Boom! E qui andrò a spostare tutti i miei, la mia attrezzatura della Tinker's Construct. Quindi prendiamo il nostro tavolo, il nostro questo, la nostra chest, che tiene le pattern al suo interno. Fantastico. Fantastico, fantastico. E andiamo a ripiazzare il nostro setup qui in questa area qui. E quindi prendiamo il nostro stencil table. Che allora, 1, 2, 3, 4, 5, ho sbagliato. Volevo farla larga 4. Ops. Let's fix it real quick. Voglio farla larga 4. Non lo so. Ok, ho deciso di farla più larga ancora perché why not? Allora facciamo il nostro part builder, pattern chest e tool station. Giusto? Sì. Perfect. Abbiamo tutte le nostre pattern. Ok, perfetto. Allora andiamo a vedere quanto grout è fatto. 40, 39, equivalente a 39 e 39. Abbiamo un bel po' di grout, possiamo, cioè di seared brick, che possiamo tutti trasformare in seared brick. Tranne questi 29 che li salverò. Vediamo cosa possiamo fare per una smeltery. Ebbene sì, ragazzi, faremo una smeltery che vi spiegherò in un attimo cosa serve. Però dovreste più o meno già saperlo. Allora, i nostri libri della Tinker. Prendiamoli nel nostro inventario perché teoricamente se io prendo il seared brick, no? Eccolo qui, il nostro libro Mighty Smelting. Che è l'ultimo libro della Tinker. Anzi, devo portare anche la nostra libreria di là. È l'ultimo libro della Tinker. È proprio giusto per averlo che ho fatto questa cosa. Allora, poi ci serviranno delle smeltery drain che si fanno così, se non sbaglio. Ne voglio due, per l'esattezza. E poi voglio uno di questi. E mi piacerebbe avere un po' più di seared brick. Grazie. Devo fare qualcosa anche per tutta quell'esperienza. A questo punto tiriamo fuori tutto questo. E facciamo un cauldron e un table. Boom. E sì, poi basta. Credo che questo sia tutto quello che voglio per adesso. E lascio il grout cuocere. Quindi, ragazzi, a cosa serve questa cosa? Abbiamo il nostro Tinker's Tool, abbiamo già scoperto come funziona la Tinker's Construct nella serie, insomma ci lascia costruire degli strumenti modulari che possiamo praticamente costruire tutti i materiali che vogliamo e possiamo fare anche diversi upgrade, possiamo aumentarli di skill e tutte queste cose qui. Il nostro problema è che possiamo costruirli solo con materiali non metallici, ok? Non metallici, non so se avete notato, fino adesso ho usato solo la flint principalmente e poco altro. Questo perché non abbiamo aggiornato la nostra smeltery. Infatti dobbiamo costruire una smeltery per... Oh, sapete cosa ho dimenticato? Vabbè, dobbiamo costruire una smeltery per poter... come dire, per poter usare, per poter costruire strumenti con materiali metallici. Cazzarola, come faccio io a riprenderlo? Non volevo piazzarlo. Per il resto, non so se avete visto tra episodi, ho collezionato questa Direwolf 20 Head, motherfucker. Applicable up to iron, non so cosa voglia dire, ma vabbè, abbiamo Direwolf 20 qui con noi, che ci guarda e ci osserva. The Master Modder. Allora, vediamo per il resto come possiamo fare del Seared Glass o la Seared Window. Seared Glass, Seared Window. Seared Glass, Seared Window. Beh, per adesso non ne farò perché non abbiamo del vetro, ma ne farò più tardi. Li rimpiazzerò. Ad ogni modo, dobbiamo costruire la nostra smeltery, che si costruisce in questo modo. Avrete bisogno di un smeltery controller e di un lava tank. E quindi già potete capire perché ho fatto la lava lo scorso episodio. E poi dovrete fare una struttura così, una 3x3. Dopodiché vi servirà, come minimo qui, eventualmente metterò del vetro per vedere all'interno. Vi servirà come minimo, uno smeltery drain. Io ne metterò due per intanto, che diventeranno ancora di più. Quindi yes. E poi così. E dunque dovete costruirlo per livelli. E saprete che la vostra smeltery. Ah, e vi servirà giustamente anche il pavimento tutto coperto di seared bricks. Quindi rompiamo tutto qui in mezzo. Boom boom. E piazziamo. Non ci arrivo. Allora spacchiamo qui. Soluzione facile. Quindi boom boom boom. E poi possiamo semplicemente fare così. Perfetto, e noterete che adesso... Merda. Noterete che adesso mi sono intrappolato. Avete visto? Che forte.
Noterete che adesso questo coso avrà cominciato a illuminarsi perché questa cosa è già attiva volendo. L'abbiamo formata bene. Avremmo potuto formarla anche alta 1, però non avremmo avuto spazio per i nostri drain. E comunque più alta è, meglio è. Ora io non posso andare più alto perché non ho nessun altro Secret Break, però vabbè. Dopodiché usiamo i nostri faucet e mettiamoli uno qui ed uno qui. Boom. E dopodiché mettiamo, però questo coso è un po' piccolino, vorrei allargarlo un po', vorrei mettere delle slab qui così, proprio giusto per riuscire a camminare, delle slab qui così, perché qui intorno eventualmente andranno tre di questi, perché di qua metterò i tavoli, custom table, e eventualmente ce ne saranno tre, e di qua andremo i basin, i calderoni qui, e eventualmente appunto ce ne saranno tre, e quindi per facilitare la nostra mobilità intorno a questa cosa e allargherò la cosa di 1, quindi boom. E sì, rimetterò semplicemente il coso. Ok, ora che la nostra smeltery è attiva, dobbiamo far arrivare il carburante che scioglierà i nostri metalli nel tank, nella smeltery tank. Questo carburante è niente proprio di meno che la lava. Lava. E guarda che coincidenza, noi abbiamo un sacco di lava qui sotto che non sappiamo cosa farcene. Quindi prendiamo dei. Non ho fatto un liquid transfer node in più, sono un pirla. Ad ogni modo prendiamo i nostri transfer pipe che non ho con me perché sono un doppio pirla. E transfer. No, non è. Non sono qui. Dove li ho messi? Dove cavolo li ho messi? Qui di sotto, credo. Forse, spero. Muori. È stato bellissimo andare con voi e devi morire. Ok, qui di sotto? Sì, qui di sotto e ci serviranno dei liquid transformer. Quindi se non sbaglio, perché gli ho craftati una cosa come 20 minuti fa, ci serviranno dei lapislazzuli, giusto? Quindi sì, lapislazzuli, un secchio e del ferro principalmente. E sì, ho usato più o meno tutto il nostro ferro per craftarli prima, perché quelli erano 16. Quindi ho usato, sì, un bel po' di ferro. Quindi un enderpearl, due lapislazzuli. E cos'altro ci serviva? Il secchio e il ferro. Andiamo a vedere se ce n'è rimasto qualcuno di sopra. Sacco di enderman. Sì, ne abbiamo sette. Ne abbiamo sette. Allora, metà fanguore. Ho tagliato leggermente perché è arrivato un enderman. Oh, un altro enderman ender. Oh, questi sono utilissimi e anche molto rare. Potete vedere che servono per fare un power spawner o soprattutto un soul bind. E poi servono nel soul bind e anche altre cose. Teoricamente servono nel slice and spice, esatto, per fare questo, soprattutto, che serve per fare. E che serve per fare questo, che serve per fare un sacco di cose! Quindi, yeah, arriveremo prima o poi nella serie in questo avanzamento avanzatoso. Ad ogni modo, craftiamo un secchio. E dopodiché, potete riuscire a fare così. Non so perché lo shift click è rotto, quindi non posso usarlo purtroppo. Così e così. E prendere altri 4 transform node liquids. E il nostro secchio comunque ci viene indietro, quindi sì, non so dove era l'altro. Questa è una cosa buona. Perché, infatti. E allora. Facciamo. No, non così, non così. Don't do this. E così. Poi possiamo semplicemente far andare tutte le nostre cose di qui fino alla nostra tank. E poi possiamo semplicemente prendere un altro nodo e farlo così. Così tutta la nostra lava verrà inserita lentamente ma sicuramente nella nostra lava tank. E possiamo andare a vedere alla smeltery che abbiamo già. È già piena. Ok, credo che possiamo aggiungerne un'altra però. Non sono sicuro, dovrei provare. Ad ogni modo, ora questa smeltery è operativa. Noi possiamo prendere del materiale, per esempio il ferro che ho già qui, e inserirlo al suo interno. Se sapete cosa voglio fare? Voglio upgradare. No, non posso. Volevo upgradare la nostra tool station al suo livello superiore, che è la tool forge. Però potete vedere che si spende parecchio. Un blocco di ferro. Quattro blocchi di ferro, se non sbaglio, giusto? E vediamo. Tool forge. 4 blocchi di ferro, sì, e 3 si. Quanto ferro abbiamo al momento? E non è questo? Dov'è il ferro?
Where is Iron? Niente? Nulla? L'ho usato tutto? Perfetto. Credo che non possiamo per il momento. Quindi abbiamo tre. Sì, assolutamente non possiamo. Lascerò andare il mob spawner off camera e lo aggiornerò, cioè lo upgraderò off camera. Ad ogni modo, cosa possiamo fare ora con questa smeltery? Possiamo appunto, come già detto, fondere dei materiali. Quello primo che voglio fare. Allora, prendiamo il nostro bookcase. In tutti i nostri book. E andiamo qui. Qui. E piazziamola di nuovo down. Quindi qui così. Mettiamo questo, questo. Questo lo lasciamo per un attimo fuori perché voglio leggerlo. E vedete che la prima cosa che ci servirà a fare sarà creare dei nuovi materiali fondendo dei materiali di dentro. Quindi ci servirà dell'aluminum brass, voglio fare, quindi 3 aluminum e un copper. Quindi prendiamo 3 aluminum e un copper. E copper ne abbiamo già, ma non voglio usare quello, voglio usare questo. Quindi 3 aluminum, che quindi diventeranno 6, e un copper. Perché la smeltery moltiplica i materiali che entrano al suo interno. Quindi se io metto solo quelli grezzi, però. Quindi se io metto un copper e alluminium grezzo, quindi come questo, non lingotto, qui all'interno poi arriveranno due lingotti, insomma, cose per due, che saranno abbastanza per due lingotti. Perfect! Dopodiché voglio farmi un bel picconcino. Allora, andiamo a vedere qual è un buon materiale per il piccone, per il piccazzuo. E credo che voglio farlo di cobalto. Oh, nuovo progetto in mente. Allora, adesso vi spiego. Praticamente noi possiamo sciogliere dei materiali per creare dei picconi, quindi delle cose nuove, con dei nuovi materiali, ok? Fin qua ci siamo con dei materiali che prima non avremmo potuto ottenere in un coso. Per esempio, vi faccio dimostrazione subito. Se avessi voluto crearmi un piccone di ferro, voi avreste fatto così e così non funziona. Perché ci serve, come già detto, questa smeltery. Noi dovremmo fare una testa di piccone qualsiasi e metterla qui dentro. E comunque. Oh, vabbè, ho creato una blank chest. Ok. In ogni modo credo che mi servirà questa cosa. La lasceremo qui dentro. Lascia metterla lì dentro, allora la metteremo in una chest. A caso. Ok. Tornando a quello che voglio dire, voglio creare un buon piccone, un buonissimo piccone. E voglio anche togliere la pioggia. Santissimo. Questi Enderman. Questi Enderman che mi hanno quasi ucciso, ma. Ehi. Così è la vita. E perché non più? Giustamente. Allora. Via. Allora. E andiamo qui. Buttiamo via questa cotton flash che non ci serve. E voglio creare un piccone molto buono. Del materiale più bello che esiste nella Tinker's Construct. Il materiale più veloce. Che è il Manilloom. Siete casati? Manilloom. Tra il resto si può fare anche. Su serio? Manilloom so? Non lo sapevo. Allora. Manilloom, come si crea il Manilloom? In una smeltery possiamo vedere. E credo. Smeltery alloying, ecco. Ci servirà dell'ardite e del cobalt. Ardite e cobalt. Come otteniamo dell'ardite e del cobalt? Proviamo un po' a vedere. Di solito dovremmo andare a minarli nel Nether. Ma qui il Nether non esiste perché è proprio un mondo vuoto come l'Overworld. Quindi se andiamo a ardite. Per fare l'ardite, ci vuole. Poi potremmo prendere dell'ardite ore, sand, dust, così. Ad ogni modo potremmo ottenere tutta questa cosa. Vediamo di chiudere il mio discorso. Setacciando la crushed netherrack. Ah, sul serio? Setacciando la crushed netherrack? Ok, so. No, nulla. Credevo che potremmo ottenere questa cosa, il nostro cobalt. E una volta era setacciando la soul sand. Però a quanto pare è cambiato. Bene. E aspetta, vediamo. Soul Sand. E utilizzo per questa. Axe Nihilo Sieve. No, è cambiato. Questo ci darà solo del Nether Quartz. Oh, interessante. Allora, niente. Ci servirà semplicemente della Nether Rock. Come creiamo la Nether Rock? Domanda principale: Sludge Boiler. E basta. Ci deve essere un metodo per craftarla con la Axe Nihilo. E difatti c'è ed è anche abbastanza facile. Ci servirà uno stone barrel. Stone barrel, barrel, barrel. Barrel. Questo amico qui, che
che si crea semplicemente così. Quindi ci serve la smooth stone. Va, muore. Ciao. Ci serve della smooth stone. Che magari c'è qui dentro. No, inscriber name press. Scriver name press. Non sapevo che esistesse. Ma la prendo. E non boh. Ok. E cosa stavo facendo? Mi serviva della smooth stone, che abbiamo già. Però ce ne serve di più, quindi cuociamo della smooth stone. E qui ci abbiamo ancora del grau da cuocere. Però ehi, non lo cuocerò al momento perché non mi serve. E infatti lo lascerò in questa cesta. Ah, come si pulisce in fretta l'inventario quando si mette tutto a caso in una cesta? Ho sbagliato fornace. Qual è? Da quale ho tolto il grout? Dall'ultima. Ho tolto 16 grout da una cesta. Da una fornace, volevo dire. Non lo so. E ad ogni modo, cuociamo della cobblestone. Che 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. E boom. Questi possono entrare qui. 8 di cobblestone, cuociamoli. E abbiamo delle stone slab per caso? Non credo, eh. E provo. Ops, oddio, che paura. E no. Oh, però abbiamo della stone. No, l'ho appena appoggiata. E quindi facciamo delle stone slab. E dopodiché così. Così. E così. Quasi. Mi serve uno in più. Just one. Thank you. E voilà. Abbiamo un nostro stone barrel. Ender pearl. Andremo a piazzarlo qui sotto. Boom. Qui. E lui verrà riempito di lava. Boom. Se noi poi è un barile che permette di mettere al suo interno anche la lava oltre all'acqua. Le stesse funzionalità di questi qua di legno. Tranne il fatto che possiamo metterci dentro anche la lava mentre questi si bruciano. Of course. Dopodiché prendiamo il nostro secchiello e prendiamo anche il cibo che ho appoggiato. E prendiamo anche il nostro secchiello. E non so perché sto portando le ender pearl con me, ma amen. Prendiamo il nostro secchiello. Prendiamo la lava. No, cosa cazzo ho fatto? Perché ho appoggio il secchiello? Non lo so. E come faccio adesso io a buttarla via questa lava? Perfetto. Allora, prendiamo della redstone. Volevo dire non il secchio, ho sbagliato completamente cosa. Quindi va bene. Prendiamo della redstone. Per esempio 10. Why not? 10 redstone. E mettiamoli qui dentro e creeremo della netherrack. Boom. Easy. Se solo questa cosa fosse un po' più veloce. Però, ehi, capita. Allora, dopodiché, dopo che noi avremmo finito di fare tutta questa cosa, è finita la lava? Ah, no, infatti mi sembrava strano. Stiamo usando un sacco di lava, ma ne abbiamo più o meno infinita. Possiamo prendere il nostro martello che non abbiamo mai rifatto, credo, quindi facciamo un martello velocemente. E stick, ne ho uno solo. Posso semplicemente farne altri, non ho problemi. Cobblestone 1 e 1, 2. Creiamo il nostro stone hammer di nuovo. Dopodiché possiamo piazzare le nostre cose qui. La nostra netherrack. E ammirarla. E otterremo della crushed netherrack. La quale, se immessa nel nostro autonomous activator, simpatico simbolico. E dovrei spostare questa chest. Per esempio tutti questi materiali rifiniti. Direi di spostarli in un'altra chest. E anche le ender pearl non mi servono. E li mettiamo in una chest nuova. Direi. E abbiamo 10 chest qui pronte per essere usate. Allora, li mettiamo in una chest nuova. Così. Ok. Perfetto. E cosa stavo facendo? Ah, sì, stavo aspettando che questa si crashasse. Vedete che abbiamo, per esempio, preso del copper. Yeah. Proprio quello che volevamo. E sì, quanta percentuale c'è? Beh, intanto aiuto un po' il nostro siftatore a siftare. Dell'altro copper. Nulla, perché c'è un bug. Vediamo. Nulla. Nulla. Del ferro, credo, sì. Dell'altro ferro. Dell'altro ferro. E abbiamo già finito la nostra netherrack. E sarà una cosa alquanto difficile ottenere questi materiali nederosi. Ma ci riusciremo. Ci riusciremo assolutamente. Ci servirà solo un po' più di nether. Di redstone. Quindi
tra questo episodio e il prossimo qui lascerò questa cosa andare e speranzosamente per il prossimo episodio riusciremo ad avere il piccone più bello che c'è. Per questo episodio per intanto è tutto, io vi ringrazio per la visione, vi rimando ai prossimi video che caricherò e prima di chiudere vediamo se è spawnato qualcuno, no questa cosa non funziona nulla. E vi ringrazio della visione, vi rimando ai prossimi video che caricherò e ciao ragazzi! Whoosh!